Signori, bentornati sulla Genocide di Undertale. Come? Cosa ho fatto nell'ultima ora e mezza? No, non ho assolutamente provato a sconfiggere Undyne. Ancora, ancora, ancora e ancora, morendo ripetutamente un miliardo di volte. Ma no, questo mi renderebbe un cretino che non sa giocare ad Undertale. Come dite? Ah, ma io sono un cretino che non sa giocare ad Undertale. È vero, ecco dove ho passato l'ultima ora e mezza. Ok, cercherò di stare zitto e concentrato. Sto facendo una marea di boiate, non sono mai arrivato così tanto avanti. E probabilmente ci morirò fra 1,8 secondi. Guardate la barretta! Non andrà molto più in là. Aspetta, vai. Ok. Ancora 4 colpi. No, adesso sono anche più veloce. Porca di quella supre. Ma porca. No, non ce la faccio. C'ho 4 di vita. E sto finendo i cannelli, porco cane. 22 HP, dannazione. E che mi avete detto di tenere da parte quei cocchi di cosi per Sans, quelli del pupazzo di neve. Porco cane! Potrei arrischiarmi a fare un altro attacco? Non lo so, che non ci voglio rifare di nuovo da capo tutto il cocchio di combattimento. E altresì vero che di sto passo non la finiamo più. Dai, un po' di più, Undyne! Aspetta. No, ho fatto una cavolata. Mi sono fatto prendere dal panico. Era facile, era fattibile. Poi quando comincio a rifare commentari, come sapete molto bene, se avete visto Cuphead, faccio le boiate! Yay! Franco un cocchio! Che determinato! Sono disperato! Ci sono quasi! Gente, ci sono quasi! Sono passati altri 20 minuti! Uno, forse due attacchi e la faccio fuori la bastarda! Sono iperconcentrato, iperdeterminato! Vai! No! Aspetta! Ok. No! Mi sono distratto, ma va bene lo stesso, va benissimissimissimissimo lo stesso. Ok, andai. So che dovrei essere dispiaciuto per quello che sta per accadere, te lo giuro. Ma dopo, non dico, quasi 2 ore, non lo so più nemmeno io. Ammetto, è una liberazione farti fuori. Peccato perché sei uno dei miei personaggi preferiti. Oh, alleluia. Alleluia. Dannazione, dovrei dirlo io, Undyne. Porco cane. Datemi un secondo, bevo nella vita vera. Non avrei mai potuto registrarvi tutta la battaglia perché non potevo, diventava la noia mortale. Ah, dannazione! Quindi anche questo non è bastato? Incredibile, non pensavo che anche lei potesse usare la determinazione. Beh, se credi che mi scoraggerò, ti sbagli. Ti sbaglio, mi è piaciuta la ribattitura. Perché ho i miei amici ad assistermi. No, adesso sono tutti nemici nel mio caso. Alphys ha detto che mi avrebbe osservato. E se fosse andata male, beh, avrebbe evacuato tutti gli altri. Quindi praticamente Undyne ha fatto da esca per guadagnare tempo, in modo tale che il resto dei mostri potesse fuggire da me. No, sono quadruplamente bastardo. Avrà già chiamato Asgore dicendogli di assorbire le 6 anime umane. Oh no, così diventerà iperpotente. Oh, lei si sta sciogliendo nel frattempo. E con quel potere, questo mondo sopravvivrà. Addio, Undyne. Un po' mi sento bastardo, ma ammetto è stata un combattente di una potenza di proporzioni bibliche. Yay! Ho sconfitto la bastarda. Guarda, mi dispiace, ma fino a un certo punto, gente. No, beh, dov'è il punto di salvataggio? Parche di quelli per poco mi hanno tolto il punto di salvataggio. Ma io mi picchio male la nonna. E mi avete detto che sotto la cascata che abbiamo attraversato poco fa c'era un oggetto che mi avrebbe semplificato la vita. Ah, eccolo qua, il punto di salvataggio. Megon solo. Il bello è che il combattimento vero e proprio con Undyne sarebbe iniziato direttamente a questa roccia, con una delle entrate più epiche che porco cane ho mai visto in uno di questi cocchi di giochi. Quindi adesso non c'è più tutto l'inseguimento. Perché la scritta di Welcome to Hotland? Hai ferma. Pure la scritta è ferma. Maroneo, te mette una depressione sto gioco. Oh, che culo, per un secondo temevo che ci fosse Sans. Preferisco che non sia qui. Guardate, mi bevo il bicchiere d'acqua nella zona successiva e tanti saluti. Ecco qua, che poi ti ha messo un boccione in mezzo al nulla. È un distributore d'acqua, ne prendi un bicchiere? Sì. Ho bisogno di bere per riprendermi. Undyne, vuoi un goccio d'acqua? No? Nell'oltretomba non ti serve? Ok, ciao Undyne. Salutami la polvere. L'acqua è evaporata per il caldo. Anche il bicchiere, vabbè. Che cocchio di bicchiere era, santo cielo. Non ci sono le guardie. Ah, che spavento. Non ci sono le due guardie. Peraltro mi dicono dalla regia che devo far fuori 40 mostri. Qua.
Quando faccio fuori io 40 mostri? Signor traghettatore, maronne l'italiano oggi. Sono troppo sconvolgiuto. Non sconvolto, sono sconvolgiuto. Alfis, ciao. Ti va di uscire con me? Beh, sappiamo bene che Alfis non si trova qui, visto che ha evacuato praticamente tutti. Sembrano appunti per qualcosa, ma sono scritti tutti in zampe di gallina. Sembra la guida per un gioco. Oh, eccola, è la guida per Undertale. Ma avrebbe fatto comodo. È una statuina ammaccata di una ragazza umana con le orecchie da gatto. E adesso ha senso questo cibo per cani che abbiamo trovato direttamente qua sopra. Ancora non sapevamo che serviva per amalgama? Che corco cane che ci fai tu qua? Oh, eccoti qui. Orrida creaturina, ti sei fatto una bella reputazione. Cos'è, tutta invidia? Mi applaude le mani. Che infamia, sono sorpreso. Oh, sì. Se cerchi Alfis non c'è, guardi, l'avevo intuito pure io. Mentre eri occupato a fare le tue cose e corse in giro a portare la gente in salvo, ora sono in un posto dove non li troverai mai. Metatone, amico mio, tu mi dirai dove stanno tutti, vero? Decidere di non combatterti, cielo, è davvero l'unica cosa, sottolineo, presumo intelligente, vero? Mi avvicino, quando mi avvicino è meglio se te ne vai, ciccio. Oh, che arroganza. Ardi dalla voglia di mettermi le mani addosso, vero? Le mani, no? Cos'è che ho adesso? Ah sì, ho i pugni, giusto, è vero. Beh, peccato. Al mondo servono più stelle che cadaveri. Ciao. Bastardo! Mi ha mollato qui. Ehi, fettente, torna qua a combattere. Posso accedere al laboratorio, vero? Al true laboratory, no? Niente da fare. E presumo che qui sia tutto invariato. Tutti questi libri sono intitolati Storia Umana. No, non leggo libri sulla storia umana, per favore. Saranno probabilmente manga. Questo è poco ma sicuro. Videocassette DVD di vari cartoni animati. Sono tutti targati Storia Umana. Dai, veramente. Per il resto, sì, tutti gli oggetti sono sempre uguali. Il guardaroba è pieno di camici sporchi. E c'è anche un vestito pulito che avrebbe utilizzato per il nostro appuntamento galante. Sono le lettere di molti mostri, Crannocchio, Sciocco, Doggo, sono tutte sigillate. Ah, è vero, perché la famiglia, delle famiglie dei tizi morti male, gli scrivevano in modo tale che gli restituisse i corpi o la polvere che dir si voglia, solo che lei non ha mai risposto per quello che era, aveva combinato. Una lampada con su disegnati dei pesci, non ha la lampadina. Perché? Ma preferisco non saperlo. Ok, vediamo di proseguire perché come avete visto dovrò far fuori uno sfacello di mostri. No, vi giuro... Più di qualche momento ho perso la speranza, pensavo di non riuscire ad andare più avanti di così. E tutti nei commenti, ma non, se non riesci a far fuori Undyne, come speri di far fuori Sense? Ma no, ragazzi, siete simpatici come l'aggiornamento dello stato continuo che faceva Alfis, non dico altro, ammetto quello non mi manca. Oh, chi combattiamo di bello? Fulchino, che passava di lì lui. Piccolo stellino, chi ti potrebbe mai fare del male? One shotato, bastardo. 70 XP e 50 monete. Ok, come dicevo, devo far fuori tutti. E c'era anche la zona quella segreta e furbina. Dove poi era? Era da questa parte? C'ho un vuoto di memoria. Chi che ha messo tutti i sinati trasportatori? Ma neanche tu Satisfactory, porco cane. Ok, fino al prossimo combattimento con Metaton dovremmo essere a posto. Quindi posso muovermi abbastanza liberamente. 39, no! Perché 39, porca di quella suprema porca? Che nessuno... Cioè, vuole di rompersi tanto le scatole? No, Zunderplano! Ti intralcia, non apposta o chissà che, eh. Vediamo un po' cerco di abbatterlo in un solo colpo. Quasi. Idiota! No, non mi tiri gli aerei, per favore. Oh, porco cane, mi ero dimenticato le fiammette. Ah, Bonnie. Dade, Bonnie, volemo se bene. Il corpo di Zunderplano sta fumando. Tranquillo che solo abbatto definitivamente. E chi sei vito, sei vito. Olè, ciao Zunderplano. Ma no, no, ma... Porco cane, è esploso malerrimo. Aspetta un attimo, la padella bruciata, pentola bruciata lì, come cocchio si chiamava? Non era un oggetto che si trovava da queste pa... Non da questo lato, era dall'altro lato, porca di quelli per porca. L'altro lato! Porco cane, l'altro lato, ho detto! Ce la facciamo? All'826 tentativo. C'è una padella in terra, prendi questo oggetto? Assolutamente sì. Peraltro sentite come il tema, la musica in questa zona è completamente rallentato e fastidioso. Yay! Beh, non la equipaggio nemmeno la padella bruciata. Perché allo stato attuale è completamente inutile. Ci servirà probabilmente contro le battaglie, quelle un pochettino più serie, perché mi pare che desse 4 HP in più. Ribadisco, contro i mostri standard che affronteremo adesso, non dovrebbe essere... Oh! Non dovrebbe essere un gran problema. Stavolta non c'è bisogno di Alfis che ci disattiva i laser. Probabilmente li ha già disattivati per permettere la fuga di tutti i mostri. Quindi se premo l'interruttore si riattivano. Sai che sono curioso.
Oh, sì. The lasers sono riattivati. Quindi dobbiamo leggerlo in questo modo. The lasers. Yeah. Ora, sì, italianizzato. I laser sono disattivati. Che cosa buona e tanto giusta. Avanti, affrontatemi, mostri. Mostri, buongiorno. Oh, non devo neanche rifare i puzzle. Aspetta un secondo. Fammi dare giusto un'occhiata per sicurezza. Ma sembra proprio che pure i tizi se ne sono andati. Il laserone anche qua è disattivato. E l'astronave c'è distrutta. O qualunque cosa fosse dall'altra parte. Perfetto. Ce li hanno semplificati proprio uno sfacelo, gente. Quindi possiamo entrare, come dice. No, Gianni e Pinotto. Che ci fate qua? Ok, allora loro due li affrontiamo in un secondo momento. Per adesso ritorno indietro e mi faccio fuori i vari mostriciattoli. Peraltro vorrei fare una piccola critica alla Genocide. A mio avviso ci si poteva impegnare un pochettino di più. Perché, insomma, in modo tale da renderla più ricca. Per adesso si sono solo svuotate le zone. Non hanno aggiunto nulla di che alla trama. Fuocorda! Aspetta, vediamo di colpirlo in una sola volta. Aia, non basta. Ehi, ti basta come caldo? No, non mi tiri il caldo. Aspetta, com'era? Aspetta, bisogna andare così. Aspetta, ciaone. Ok, l'ho fatta abbastanza pulita. Non mi posso lamentare. Fuocorda finge di attivare l'allarme antincendio. Ma sei scemo? È un reato punito con la morte. Olè, abbiamo anche levelappato. Ok, meno male, meno male. Dicevo, potevano mettere un attimino qualcosina in più. Mi avete detto che si scoprirà molto di più su alcuni personaggi. Presumo ovviamente sia su Azriel barra Flowey che su il primo umano, ovvero Kara. Però ad esempio il combattimento contro Papyrus, che voglio dire, mi è sembrato affrettato, nel senso che quando tu lo sconfiggi, ok, l'hai one-shottato perché non si aspettava che tu lo attaccassi. Cioè, lui è stato cresciuto, tra virgolette, con l'idea che gli umani sono il male e che quindi avrebbero dovuto fermarli. Aspettate un attimo. Tsundereplano attacca. Non è che sia gelosa delle attenzioni di Vulchino per te. Ok, fatemi colpire prima di tutto Vulchino, che lo posso one-shottare senza problemi. Però quando tu lo decapiti praticamente, lui è talmente tanto convinto, ma c'è del buono in te, c'è del buono in tutti, possiamo fare del bene tutte cose, che mi è sembrato forzato per un personaggio che non ti conosce, cioè... Porco cane, l'ho one-shottato stavolta. Cioè, sarebbe stato più onesto una reazione del genere solo se lui si fosse ricordato delle linee temporali precedenti, mentre invece in questo caso ti riconosceva da un minuto e mezzo, gli avevi rovinato i puzzle, c'avevi la faccia da serial killer... Uno che arriva lì, ti abbraccia e dice: ma no, volemo se bene, dai, secondo me c'è del buono in tutti noi. Cioè, ok, per quanto può essere perbenista, dico di no, eh. Oh, porco cane, le bombe! Beh, porca di quella iper... Porchissima! Due fuocorde sono molto, ma molto pericolose. Non me l'aspettavo. Cosa fai? Oh, porco cane, non di nuovo, non di nuovo, che non mi sono curato. Aspetta, facciamo così. Niente, ormai me la sono fregata. Sono leggermente ferito. Devo andare a riprendere le cose curative. Non mi ricordo come cocchi si chiamavano. Burn, baby, burn. Disco inferno. Burn, baby, burn. Aspetta, tua nonna in carriolerrima. Aspetta, ce n'era ancora una. E vabbè, senti, un colpo e un morto. Beh, più o meno, eh. Hai vinto 160 XP e non sfacciolo di monete. Sì, però datemi... Quante ne ho? Ancora due tre focaccine. Beh, due dopo questa. Ah, era solo 22. Che poi son pirla, potevo salvare. Sono un idiota. Ammetto, avrei apprezzato di più questa run se fosse stata completamente differente rispetto all'altra. Sì, ok, ti mancano tutti gli incontri, tutti gli amori e via dicendo. Non conosci quasi nulla dei personaggi perché li sciotti alla grande. Però, non lo so, ci poteva essere qualcosa di più. Qualche nuovo incontro. Sì, sì, ho capito, c'è nuove cose sulla lore. Volevo di più, più che altro perché sono... ingordo quando si tratta dei videogiochi. E giù aerei che precipitano nel frattempo. Però non lo so. Come detto, magari poi ci sarà il combattimento con Sense, che sarà qualcosa di assurdo. Anche lì, ragazzi, non so come andrà, probabilmente ci vorranno talmente tante ore che dovrò cercare di finirlo per conto mio. Sono curioso, come detto non so nulla. Niente di niente, zero gente, zero. Oh, ha cambiato attacco adesso Tsundereplano. Ehi, si è triggerato malissimo. Peraltro, se siamo onesti, non ho neanche troppa voglia di stare a schivare gli attacchi, visto che il punto di salvataggio è qua in parte, e mi posso anche curare. Maronneo, ogni volta è veramente un'esplosione incredibile. Che poi anche questa forzatura di dover affrontare un tot di mostri, almeno mi rendesse l'avventura più complicata. Ma non dico che li one-shotti, ma quasi ormai, vediamo un po' se stavolta ricordo. Serviva un po' di più, porca di quelli per porca. Oh, no, di nuovo le bombe. Aspetta, devi calcolare più o meno dove rimbalzeranno. Ora sei sotto, ora sei di lato. Ah, c'era il trucchetto. Me l'ero andata a complicare io. Il problema del telone è che si fa prendere dall'anesia. Aspetta, quindi
Quando sono calmo, pacifico, tranquillo e via dicendo? È tutto molto più semplice. Dai, non riusciamo proprio a one-shottarlo. Ha fatto un bel colpo, 99. Ah, non basta. Ah, no, 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 fuoco da tua nonna in carriola. Vabbè, come tu non importa, dai. E voilà, perfetto. E ne mancano ancora troppi, però. Buongiornissimo, sono il telone che ha passato letteralmente gli ultimi 40 minuti ad abbattere aerei e a far fuori vulcani. Non dico altro, è stata una rottura di balle di proporzioni bibliche, gente. Ma che ci crediate o no, manca un solo nemico. Il problema è che se sull'ultima parte spawnava solo un aereo per volta, il vulcano ha detto non c'ho più voglia di farmi ammazzare e non si è più fatto vedere. Allora direi che è il momento giusto per andare a far fuori le due guardie. Signori, buongiorno, mi sa che quest'oggi non sboccia l'amore. Oh, ma sei qui. Questo significa che Undyne è... Cioè, Undyne, ci vendicheremo. Mi pare di vegliato sta voce. Le guardie reali attaccano. È un po' prima del previsto. Allora, la guardia reale 1 a sinistra era innamorata della guardia reale 2 a destra. Ergo, siccome sono un bastardo, ammazzo prima la guardia reale 2. Non so quanto ci vorrà farlo fuori, ma... No, no, equipaggiato la padella. Ah, non c'era neanche bisogno della padella. 02, non ce l'ho mai detto. Porca, cos'è? Mi tira la cacca. Ma cos'è? Ma, no, aspetta, tirami la cacca. Ma che schifo, ma si dia una regolata. Porco cane. Versi angosciosi escono dall'armatura di 01. E ci credo a cagare tutto quel poppo di roba. Guarda, lo raggiungerai molto subito il tuo amato. Maronne, che brutta fine però. A morti così. Senza neanche uno, lo so. Come dicevo, mi sono dimenticato di equipaggiare, perché tanto non pensavo servisse, la padella bruciata. Yay. Pertanto adesso potremo, come dicevo prima, curarci 4 HP in più. Non so se conta come uccisione dei mostri di zona, ma non credo. Metaton, facciamo uno show di cucina assieme, dai. Vieni a giocare con me, porco cane. Ci metto dentro Metaton nel microonde la prossima volta. Dai che magari riesco ad afferrare anche il barattolo una volta tanto. È incollato al ta... Mi avrebbe fregato in ogni caso il fetente. Non ci credo mai nella vita, dimmi uno rimasto o... Determinazione, ok. Per il gioco va bene così. Le due guardie contano come kill di zona. Ah, non ne potevo più. Casomai dovrei controllare se spawna qualcun altro. Ma no, dovremmo essere a posto, altrimenti non direbbe determination. Ok, allora, dobbiamo andare a che pia... Ah, sono tutti già sbloccati? Quindi vado direttamente al terzo piano, skippando tutto. Oh no, aspetta, c'era un oggetto importante. Mi pare che fosse il grembiule sporco. Cos'era? Vabbè, non importa, non importa. Tanto ci saranno oggetti anche più faghi. No! Signorina, dov'è lei di bello? Sembra un qualche potente bracciale. Aspetta, è solo un cornetto. Ma che fregatura assurda. È una ragno ciambella. Sembra più gommosa del solito. Che schifo, posso comprare ancora cose? Compri una ragno ciambella. Vabbè, ok, no, no grazie, non c'ho abbastanza denaro. Signorina Muffet, dov'è di bello? Perché non viene a giocare con me? Ti faccio passare io la voglia di esistere. Oh no. Aspetta che c'era quel cocchio di enigma. Vattiti a ricordare da dove diavolo devo passare. Beh, non mi metto ovviamente ad andare verso l'alto e verso il basso, perché do per scontato che la porta più avanti sia già aperta. Ecco fatti. Neanche detto, ottimo. Maffettina, dove sei? Mi prepari una bella ragno ciambella con te dentro. Ma magna tutta, proprio anche il succo. Hai sentito cosa ha detto lei? Lei chi? Dicono che un umano con una maglia a strisce passerà di qui. No, io non l'ho visto, guardi. Ho sentito che odia i ragni. No, diciamo che questa linea temporale odia tutti, qualunque forma di vita e anche di non vita. Ho sentito che ama calpestarli. Guardi, in questo caso direi che ama trucidare tutti i popò a prescindere. Ho sentito che ama strappare le loro zampine. Guardi, ora che arriviamo a strappar zampine, vi ho già trasformati tutti in polvere. Ho sentito che sta per muri male male. Maffettina, ciao. Che ha un sapore orrendo, che peccato. Passa un umano e non è adatto ad essere mangiato. Beh, pazienza, possiamo sempre buttare gli ingredienti marciti. Ma... perché mi devo offendere? L'ultima volta non ero... Ah, l'ultima volta ero gustoso perché ero buono. Questa volta sono cattivo e quindi faccio schifo. Muffet, ti intrappola. Troppo bella sta colonna sonora. Troppo bella, troppo bella, troppo bella. Mi dispiace qua di farti fuori, probabilmente one-shottandoti. Allora, vediamo un po' che succede se non l'attacco subito al gioco. Non gliene frega? Vediamo un po'. Ah, tutto da solo 4 attacchi. Oh, non essere così triste, tesorino. Guardi, sono molto tranquillo. Ah, comunque divento un cuore viola. In ogni caso, certe cose non sono cambiate.
Ok, credo che il viola ti doni molto di più. Sei intrappolato in una strana tela viola. Ups, che sbadato, l'ho schivata di nuovo. Perché sei pallido? Sì, fiero. Dai, avanti, maffettina. Volevo vedere se avevi qualche nuovo dialogo. Voglio dire, tutti siete di grande saputelli in questo caso. No, guardi, alla tazza di ragni mi ha fatto completamente passare la voglia. Ecco qua, vediamo un po'. 1904, one shotata alla... Grande, buongiorno, signor ragno. Dove va di bello? Che succede? Non è che insomma attacca tipo un'onda anomala di ragni, no? Che mi sale lo schifume, no, ho deciso. Magari è meglio se mi levo dai maroni. Tutto è bene, quel che finisce, beh. E allora ditelo che dovete farmi sentire una merda. No, gli lascio il fiore. Vabbè. E mi dispiace, mamma ragna è morta male. Cose che succedono. Ma tenne. Yeah, hai vinto. Aumento di love, di senso di colpa. Minchia, oh, questo gioco altro che love. Dovevano veramente fare il parametro del senso di colpa per la genocide. Ehi, Metaton. Sei qua che fai lo spettacolino? Dove sei, Metaton? Vieni giù che facciamo lo spettacolo a quello pello. Ok, ed eccoci arrivati. Dove stiamo? Mi sono completamente dimenticato. C'era un ascensore qua, mi pare. Sì, l'ascensore per R3. Mentre invece, qua sotto chi c'era? No, il traghettatore, che boia c'era? Ah, tutto il puzzle di Metaton, ve lo ricordate? Tutte ci siamo skippati. Oh, meglio così, eh. Voglio dire, non ha senso costringermi a rifare le stesse cose 8 miliardi di volte. Oh, siamo all'hotel. Vediamo com'è che si chiamano Catti e Patti lì. Se sono presenti. No, se... ah, Bratti e Catti. Ma cioè, non c'è tipo nessuno. Quindi posso comprare cose. No, voglio rubare. Rubi 5G dal banco. Senza il benché minimo rispetto. Hanno anche lasciato una nota. Ciao, lei è Bratti. Ciao, lei è Catti. Se state leggendo, allora, cioè, brutte notizie per te, brutto cattivone. Alfie si è passata e ci porta in un posto super ultra sicuro. Ma prima usiamo queste penne gel. Già, scialla, Alfie, le penne non le sprechiamo. E non ti azzardare a rubarci le cose. Già, schifoso, lascia stare la robaccia. Catti non è robaccia, è molto preziosa. Già, sono rifiuti molto preziosi. Comunque, chiudendo, sei proprio sfigato, eh. Già sfigato. Firmato Bratti, firmato Catti. Fettenti, venite qua a dirmi queste cose. Ok, abbiamo il cibo spazzatura. La pistola vuota, colpi non inclusi. Però fa 12 di attacco. Ah, io me la porto via in caso di necessità. Cappello da cowboy, 12 di difesa. E attacco su, sei indossato, quindi aumenta i danni che facciamo. La famosa chiave misteriosa. Oh, finalmente sono riuscito ad ottenerla. Vabbè, l'altra volta l'avevamo comprata, no? Costava troppo, mi pare. Faccio giusto un saltino all'interno, vediamo un po'. Salviamo con tanta determinazione. Buongiorno, buon salve. C'è nessuno che vuole giocare con me? Anche il dipendente qua se n'è andato. I tizi che aspettavano nella lobby non ci sono più. L'ascensore è occupato. Da chi? Dai cadaveri della gente che non ho ancora ucciso? Mi fate entrare? Buongiorno. Nessuna risposta, ma guarda un po', è chiusa dall'interno, certo, certo, certo. Buongiorno, nessuna risposta, aprite bastardi, affrontatemi. Che poi posso fare una critica ai mostri, cioè ci credo che hanno perso contro gli umani. Cioè un'armata di centinaia di mostri si sta facendo battere da un bambino. Non è normale sta cosa, eh. Anche il ristorante è completamente vuoto. Mi rubo la pianta. La pianta da interni ti giudica per i tuoi peccati. E vabbè, pure le piante mi giudicano. Ma stiamo scherzando? Non c'è nulla di nulla? Nessuno che è rimasto indietro per volermi affrontare? Non c'è nessuno così coraggioso o pazzo da farlo? Sembra proprio... Oh mio Dio, il tizio del McDonald's. Me ne ero completamente dimenticational. Signore del McDonald's, mi dica che almeno lei c'è. Lui c'è. Ma perché sempre a me toccano gli scrambi? Ma ciao, ma come stai? Le sue facce sono bellissime. I discorsi sono cambiati, parliamo dell'evacuazione. Evacuazione? Mi metti in difficoltà, piccolo stramboide. Ah, adesso sono diventato il piccolo stramboide. Senti chi parla, santo cielo. Che importa se gli altri sono andati via dal lavoro? Che importa se nessuno compra niente? Con la sigaretta. C'era da aspettarselo, piccolo stramboide. C'era da aspettarselo. E mi dici di Metaton? Beh, Metaton non mi ha detto di dover lavorare, suppongo. Ma qui c'è il bello, a volte neanche mi chiama al lavoro fino a mezzare il mio turno. E non sto tranquillo, mi rimprovererà. Ok, forse rimproverare è il termine sbagliato. Più che altro a questo album di CD che ascolta. Ed è tutto pieno di canzoni su come faccia male il mio lavoro. Maronne! Che capo sa di quel bastardo, tranquillo che sarà morto entro 5 minuti. Eh? Tutti gli altri sono morti? Vuol dire che oggi non devo lavorare? Oh, zio, forse è vero, piccolo slamboide, forse è vero.
Non ti voglio neanche far fuori, però lo posso minacciare. Oh, scusa piccolo stramboide, su di me le minacce non funzionano. Non posso andare all'inferno, non ho più giorni di vacanza. Ah, lui ci frega alla grande. Signori, lui sa benissimo, un po' come la vecchia tartaruga, che fin tanto che lui è un mercante, io non gli posso fare nulla. Il Glen Burger curava 27. Ah, me ne ero completamente dimenticato. Leggendario eroe cura 40 HP. Maronne, c'ho una marea di HP. Di monete io. Non hai spazio. Porca di quelli per porca. La bistecca a forma di Metaton. Cura 60 HP. Non chiedere, per favore, grazie. Ok, datemi un secondo. Che a sto punto possiamo scaricare un po' di roba all'interno della nostra scatola, che ovviamente sarà piena. Ti odio, santo cielo. Aspetta che mi ero completamente dimenticato di equipaggiare la pistola vuota. Perfetto. E non ho guardato le descrizioni. Porco cane, cappello da cowboy, info. Difesa 12. Indossarlo fa venire voglia di farti crescere la barba. O la Barbie. Aumenta anche l'attack dei 5. Maronne, ad averlo saputo prima. E inoltre, gente, ora che ci penso, mi avete anche detto nei commenti che tutti gli oggetti che noi utilizziamo appartengono agli altri umani che sono venuti prima di noi e che ovviamente sono morti. Perché mai una coppia di gioia? Però la padella bruciata, aspetta un secondo. Potremmo tenerla da parte perché da aumentare gli HP degli oggetti curativi. Toglimi casomai le scarpette da ballo, che sono completamente inutili. Ma per il resto, senti, togli anche le focaccine alla ciambella. Me le magno, perfetto. C'avevo un po' di fame dopo aver fatto fuori 40 mostri, portate pazienza. Domanda da $1 milione, non è che questi oggetti sono monouso, vero? Porco cane, lo temevo. Vediamo anche questo? No, questo no. Panino eroico, attacco su in battaglia, quindi aumenta anche i danni che facciamo. Ok, casomai se la battaglia con Sense, che prima o poi dovrò affrontare, sarà troppo difficile, torno qui a recuperare il tutto. Yay! Ok, non c'è altro qui per me, quindi proseguiamo verso il nucleo. In teoria anche qui possiamo raggiungere la zona successiva senza il benché minimo rispetto. Vediamo un po'. Mi hanno portato alla fine direttamente. Ti piace vincere facile, ponci ponci popopon. Metaton, amico mio, come andiamo? Mamma mia, così sei finalmente qui. Dopo il nostro primo incontro ho realizzato una cosa orribile. Non sei una minaccia solo per i mostri, ma anche per l'umanità. Oh cielo, questa è una magagna. Vedi, non posso fare la star senza un pubblico. Non avrebbe tutti i torti, gente. E vi ricordo che nella run precedente lui pensava addirittura di poter avere successo anche tra gli umani. E poi ha detto, vabbè, sono già un eroe fra i mostri, scusate, una star. E inoltre, ci sono persone che voglio proteggere. Desideroso come sempre, Ma non cambiare canale, non hai tenuto conto di una cosa. Come sa ogni mio buon fan, all'inizio fui creato come robot elimina umani. Fu solo dopo che divenni una star che ricevetti un corpo più fotogenico. Oddio, sei brutto da far schifo, Metaton. Ah, l'altro corpo, quello che dobbiamo attivare da dietro. Tuttavia, quelle funzioni originali non sono mai state del tutto rimosse. Alphys ce l'aveva detto in effetti, Avvicinati e sarò costretto a mostrarti la mia vera forma. Guardi che l'ho già vista alla run precedente, buon robot. Bene, allora, pronti, it's showtime. Metaton avanti, ma te lo sarei mica legata all'arti... Ok, questa non me l'aspettavo. Metaton Neo? Cos'è? C'ha un cannone al posto del braccio destro? Le ali per faighe? Metaton, ma tu hai abbastanza determinazione per riuscire a sconfiggermi? Allora, proviamo a non colpirlo. Ups, ma che sbadato che sono. Le luci del palco brillano. Metaton, mi dovresti tipo attaccare. Vai, Metaton. Oh, ma attacchi nemmeno, ma allora sei una chiavica, porca di quella iperporca. 925.406? Grrr. Suppongo non entrerai nel fan club. Ed esplode così! Ma porco cane, là, mi avete fatto tirare 8 milioni di porchi con Undyne? Ti arriva la nuova versione di Metaton che dici adesso è finita, sono morto, sono spacciato, oh mio Dio, come farò? Ma veramente? Ma è morto malissimo! Ma tutto l'odio che avevo maturato per Metaton qua non ho provato praticamente nulla. È stato come far fuori lo Zundere Plano o Vulcano, la stessa identica cosa. E questo è il problema della Genocide. È che, sì, ok, si basa sul fatto che tu abbia già fatto la Pacifist, altrimenti non capisci una ciola di niente. Ma soprattutto,
ti perdi quell'odio, quei sentimenti vari maturati nei confronti dei vari personaggi. Ho capito che tecnicamente il nostro personaggio è sempre meno umano e quindi sta provando sempre meno sentimenti umani. Quindi il suo obiettivo è semplicemente una uccisione immotivata e gratuita di ogni essere vivente e mostro. Ok, non mi ricordo cos'altro ci aspetti. Oh, siamo già qui. Oh, porco cane. Vediamo un po'. Ah, non dice neanche più determinazione. Ma ho salvato, aspetta. Ah, ok. Per un secondo avevo notato che non aveva fatto la scritta. Ah, ok. Quindi mi aspetta Sans di già? Cioè, scusate, quanti boss dobbiamo affrontare in un unico episodio? Però ribadisco, avrei preferito poter affrontare i vari boss con delle battaglie. Non dico tipo Nine, perché sennò, cioè, vi giuro, mi ha sfracellato le gonadi in 826 punti diversi. Ma un minimo di battaglia impegnativa non è che mi sarebbe dispiaciuta. E che cocchio. Oh, siamo qui. Proprio qui alla nuova casa. Signor Asgore, buongiorno. Sono venuto a trucidarla. Allora, dobbiamo recuperare le due chiavi quanto prima. La prima si trova in cucina. Ma quando ci sono battaglie? Flowey? Flowey, cosa cocchio ci fai tu qua? Ok, ho bevuto perché la voce sarà difficile da fare, c'ho un mal di gola assurdo. Salve Franco, finalmente sei a casa. Ricordi quando giocavamo qui? Ragazzi, oggi sarà ugualmente divertente. Ok Flowey, mi fido di te assolutamente, non avrò mai la vita. Hai preso la chiave e l'hai attaccata a sto cocchio. Vuoi ancora prendere i coltelli, ragazzino? Non vedo nulla di differente per adesso. Niente cioccolato. Come niente cioccolato? Ah, a quanto pare la piccola possessione demoniaca che sta crescendo dentro di me ama il cioccolato. Ricordo quando mi risvegliai qui nel giardino. Avevo tanta paura. Non sentivo più le braccia o le gambe. Tutto il mio corpo era diventato un fiore. Mamma, papà, qualcuno mi aiuti, gridai. Ma non venne nessuno. Ma non venne nessuno, che è la stessa frase che compare quando abbiamo fatto fuori tutti i mostri. Non è casuale che sia proprio la stessa identica frase. Oh, buongiorno, dei regali. C'è un medaglione a forma di cuore nella scatola. Prendi questo oggetto. Eh sì, ma c'ho l'inventario pieno. Porca di quelli per porca. E continua a usare le focaccine alla cannella. Vabbè, non ci vuole niente a ritornare indietro? Vediamo un po' se sto medaglione torna utile. Sono curioso di scoprire di che oggetto si tratti. Il medaglione è difesa 99. Puoi sentirlo battere. Cosa? Beh, davvero? Coltello nella scatola. Prendi questo oggetto. Ma non è un po' tardi? Scusate la franchezza. In teoria tutti i mostri sono morti. Quindi... Ok, contro la battaglia contro Sans potrebbe tornarci utile per fargli quanti più danni possibile. Però... Aspetta, non mi dite che questo fa 99? Hai preso il coltello vero. Sì, perché quell'altro era un coltello di plastica. Info. Attacco 99. Eccoci, ora ragioniamo. Vabbè, tu equipaggialo intanto e vi sono tutti felici e contenti. Era ora. Ho paura, mamma, ho paura. Per inciso, adesso abbiamo 104 d'attacco. Beh, ma non mi hai equipaggiato... Porca di quelli per porca. Il medaglione non l'avevo utilizzato. Proprio al suo posto. Quindi adesso abbiamo 99 di difesa e 99 d'attacco e 92 di HP. Ah, perché sono a livello 19? Ammetto, questa non me l'aspettavo. Quindi questa è la camera da letto dove dormivano Asriel e Kara, il primo umano. Oh, questa fotografia non gli è piaciuta? A quanto pare. I nostri vestiti. Oh, dice i nostri adesso. La possessione demoniaca è sempre più forte. Il suo letto, quindi quello di Flowey barra Asriel. Il mio disegno. Oh, disegnavi i fiorellini, piccolo stellino. Il mio letto. Certo, come no. Giocattoli polverosi. Qua la polvere non è mai un buon indicatore. Sta camera è sempre chiusa. Stanza in rinnovazione, sempre chiusa. Madonna, Flowey mi ha fatto cagare in mano. Col tempo il re mi trovò che piangevo in giardino. Gli spiegai cosa mi accadde. Lui mi abbracciò, Franco. Mi abbracciò con le lacrime agli occhi, dicendo: su, su, ora andrà tutto bene. Era così emotivo, ma per qualche ragione io non provai proprio niente. Ah, perché non aveva più un'anima e quindi, come dicevamo, non poteva più provare le emozioni. Ok, abemus le chiavi. Vediamo un po' se c'è qualche altro dialogo anche qua. Niente di utile per uccidere il prossimo. Beh, siamo già ben organizzati. Ah, ancora quel maglione. Sta parlando decisamente molto di più. I paragrafi sono sempre gli stessi. Ah, quindi il gioco sa della run precedente. Vediamo un po' il disegno di un fiore. Disegno fatto coi maccheroni. Per re papà. Ah, i maccheroni. Però sempre i fiori, eh. Marone, mo basta veramente, però. Aspetta.
Che ci avete l'ossessione con la storia degli specchi e qua c'era uno specchio. Sono io, Franco. It's a me, Franco. Parapapapapa. Ok, fatemi tornare fuori a salvare perché ho genuinamente paura di quello che potrebbe accadere. Ho aperto la catena. Sono contento per te. La data in cui arrivai. Ah, sembra avere più informazioni. Ok. Oh, maronne. Ancora Flowey. Smetti di farmi cagare. Presto realizzai di non provare niente per nessuno. La mia compassione era sparita e, credimi, non è che io non ci provassi. Persi settimane con quello stupido re, sperando invano di provare qualcosa. No, non riesco a fare la voce di Flowey oggi. Ma a un tratto non ressi più. Scappai di casa, col tempo raggiunsi le rovine. Dove neanche a farlo apposta si trova anche tua madre, non dico altro. Dentro trovai lei, Franco. Pensai che tra tutti lei potesse farmi risentire intero. Ovviamente sta parlando di sua madre. Ma fallì. Però ci ha provato. Cioè, lo vedi sotto una luce molto meno cattiva rispetto a prima? Capii che quei due erano inutili. Fu scoraggiante. Volevo soltanto amare qualcuno. Volevo solo voler bene a qualcuno. Franco, potresti non crederci, ma decisi che non valesse la pena vivere. Non in un mondo senza amore. Non in un mondo senza di te. Così, beh, decisi di seguire i tuoi passi. Mi sarei cancellato dall'esistenza. E sai una cosa? Ci riuscii. Aspetta. Si è suicidato? Ma sappiamo molto bene che lui è in grado di manipolare i salvataggi perché anche lui ha una forte determinazione. Quindi teoricamente ogni volta che muore tornava in vita. Faccio il predictone, presumo che sia andata così anche per lui. Ma nel lasciare le spoglie mortali iniziai a provare apprensione. Se non hai un'anima, cosa succede quando... In me iniziò ad ardere qualcosa di primordiale. No, pensai, non voglio morire. Oh, quindi avevi un istinto di autoconservazione comunque. Poi mi svegliai, come se fosse stato un incubo. Ero di nuovo nel giardino, al mio punto di salvataggio. Ok, quindi io e lui condividiamo lo stesso potere. Mi domando se i due poteri vadano in conflitto quando entrambi cerchiamo di esercitarlo. Interessato, decisi di sperimentare. Di continuo mi portai ad un passo dalla morte. Potevo lasciare che il mondo andasse avanti senza di me, ma finché avevo la determinazione di vivere, potevo tornare. Incredibile, vero Franco? Anche io ne fui sorpreso. Ah, la voce, basta Flowey. Non ce la faccio andare avanti in questo modo, è una tortura. All'inizio usai questo potere per fare del bene. Diventai amico di tutti. Risolsi i loro problemi in modo impeccabile. Era una compagnia divertente, per un po'. Col ripetersi del tempo, tuttavia, la gente si fece prevedibile. Che direbbe lui se gli dessi questo? Cosa farebbe se gli dicessi questo? Quando conosci la risposta, è tutto finito. Beh, in effetti c'è ragione. Se pensate bene ai giochi che includono un loop temporale o altro, vi rimando a... Come cacchio si chiamava? Quello che ho fatto a settembre dell'anno scorso, che mi è piaciuto un sacco. Deathloop. Serie che vi consiglio se vi piacciono i loop temporali in cui la giornata ricomincia da capo e devi cercare il modo per fuggire dal loop. Però come avete visto, faccio un piccolo predictone. Vabbè, tanto è tipo l'inizio. Un certo personaggio, di cui non faccio nome, si divertiva a uccidere il nostro protagonista ripetutamente da chissà quanti loop. Quindi alla fine anche quel personaggio non provava nulla nonostante avesse tecnicamente un'anima. Beh, non sono altro. Ah, ok, avevi finito il discorso. Ok, mo basta per Flowey. Iniziò tutto perché ero curioso. Curioso di cosa sarebbe accaduto se li avessi uccisi. Beh, è una cosa normalissima e tutti pensano: ehi, non ci sono conseguenze, uccidiamo il prossimo. Siamo onesti, lo faremmo anche noi probabilmente. Se non ci fossero conseguenze e potessimo resettare la linea temporale, lo faremmo. Lo faremmo, porca di quelli per porca. Non mi piace, mi dissi. Lo faccio solo perché devo sapere cosa succede. Che scusa. Tu fra tutti devi sapere che effetto liberatorio ti dia farlo. Almeno siamo meglio dei perversi che stanno lì a vederlo accadere. Quei patetici che vogliono vederlo ma non hanno la forza di farlo. Scommetto che anche adesso uno di loro sta guardando. Stai parlando di me? Porco cane? Tanto ripartirà un'altra battaglia. Senti, non puoi dirmi tutto in un'unica volta? Oggigiorno anche questo mi stufa. Capisci, Franco? Ho fatto tutto ciò che il mondo ha da offrire. Letto ogni libro, bruciato ogni libro. Vinto ogni partita, perso ogni partita. Ha pagato tutti e ucciso tutti. Insiemi di numeri, dialoghi, visti tutti. Ma tu sei diverso. Non potrei mai prevedere te, Franco. Ah, guarda, nemmeno io mi prevedo. So solo che io prevedo solo porchi di solito. Quando ti vidi alle rovine non ti riconobbi. Pensavo di poterti spaventare per poi rubarti l'anima. Ma
fallì. E quando provai a caricare il salvataggio, non funzionò. Franco, la tua determinazione in qualche modo è più forte della mia. Guardi, fin lì c'ero arrivato anch'io. Quindi mi sa che lui questa volta non diventerà Asriel, perché gli servivano le anime di tutti. Io ho già fatto una strage di proporzioni bibliche. Ho solo una domanda per te, Franco. Come sei tornato alle rovine da qui? Frena, forse lo so. Lei ti avrà preso quando se n'è andata e ha deciso di darti una sepoltura piuttosto che lasciarti per sempre nello scantinato. Ah, ho capito. Allora, Toriel, quando se n'è andata dal palazzo, ha portato con sé il corpo di Kara, il primo umano, e lo ha per l'appunto seppellito alle rovine, forse nel punto in cui noi stessi siamo caduti. Quindi diventa quello il punto di salvataggio. Pertanto forse le due anime, quindi quella del ragazzino attuale, ovvero Frisk, e quella di Kara, devono essersi tipo unite nel momento esatto in cui lui è arrivato sotto e ha perso conoscenza. Boh, spero che il gioco ce lo spieghi, ma... Ma perché? Cosa ti ha risvegliato? Hai udito il mio richiamo? No, 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 guarda, l'unico richiamo che sento normalmente o è quello della patata o dell'omicidio di massa. Ma non ha più importanza. Mi sento così stanco, Franco. Stanco di tutta questa gente. Stanco di tutti questi luoghi. Stanco di essere un fiore. Franco, c'è solo una cosa che voglio fare. 100 euro che ci chiederà di ucciderlo e di non resettare la linea temporale, perché presumo pure lui, e non lo biasimo onestamente, si sarà rotto gli zebedei una volta che hai visto tutto, che hai da fa. Cioè, è tanto... Aspetta un attimo, ma in teoria, se tu non muori e non resetti la linea temporale, potevi andare avanti, Ciccio. Quanti decenni o altro tempo sei andato avanti? Finiamo quel che cominciamo. Liberiamo tutti! E mostriamo loro come sia veramente l'umanità! Che nonostante tutto... Che il mondo resta, uccidi o sarai ucciso. Ah, il suo motto di vita... basta, Flowey. Beh, allora... Beh, insomma, trovai... Svariati modi di utilizzare quel potere. Ma vederti qui mi ha fatto cambiare idea. Franco, lo sai? Penso che se ci sei tu, limitarsi a vivere in superficie non sia così male. Ah, Flowey, non ho più corde vocali, ti prego. Ma è una tortura. È la genocide delle mie corde vocali. Stavolta neanche dobbiamo andare a cercarle. Il re ne ha rinchiuse 6. Ho provato in 1000 modi a farmele mostrare da lui, ma non vuole. Ma se bastava andare verso il basso e c'erano tutte lì le cose. Ah no, aspetta, lì c'erano i corpi, ma non le anime estratte probabilmente dalla dottoressa Alphys. Franco! Da smette di chiamarmi in quel modo, lo ritengo offensivo, ok, ho scelto io il nome. So che per te lo farà. Ah, quindi devo corromperlo in modo tale che mi dico, ehi, ciao, bel re, mi fai vedere le tue grandi e grosse anime? Perché ti dico questo? Franco, l'ho già detto, anche dopo tutto questo tempo, resti l'unico che mi capisce davvero. Non mi darai pietà inutile. Certo, ti trucciderò direttamente senza becchi minimo rispetto in questa run. Creature come noi! Non esitano ad uccidersi se si intralciano a vicenda. Quindi, è per questo... Oh, che succede? Flowey? Tutto bene? Perché stai tremando? Cosa sto sentendo? Perché sto tremando? Ah, guarda, se non lo sei tu. Ehi, Franco, ascolta. Nessun rancore per prima, vero? Ehi, cosa fai? Stai indietro? Ah, mi sto avvicinando anche a lui. Attacco anche lui perché potrebbe diventare un ostacolo lungo il mio percorso. Ho cambiato idea su tutto, ok? Non è più una buona idea. Dovresti tornare, Franco. Questo posto va bene così. Non fare quella faccia inquietante, ok? Non fa ridere. Hai un senso dell'umorismo perverso. Disse quello che ha trucidato tutti così perché non c'aveva niente di meglio da fare. No, io lì non c'entro. Io lì non c'entro, gente. Io concludo l'episodio qua. Ma voi siete scemi nel cervello? Oh no. Oh no, 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 no. Flowey? Flowey, torna da me, porca di quelli per porca. No, non sono fisicamente, mentalmente, psicologicamente, analogicamente e soprattutto prevaricamente pronto. No, lo so, sto inventando verbi a caso. Non c'ho abbastanza determinazione. Buono signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. No, non mi sto assolutamente cacando sotto, ve lo giuro. Nel prossimo, beh, impiegherò diverse ore per battere quel simpaticone di Senso. Sono curioso di scoprire quello che mi avete più o meno spoilerato, senza dirmi esattamente cosa accadrà, ma lo scoprirò a breve. Nei commenti allora fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti lascerò che siate voi ad affrontare Senso. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!